Buongiorno ragazzi, stavo smontando il mio nuovo mini drone, il Beta 85 HD Series, ve lo faccio vedere questo qua. Il modello, quello da in Full HD, 1080p a 60 frame al secondo, lo stavo smontando per togliergli un po' di cacca e vi faccio vedere il modello. Niente, questa qua è la cam. Quindi per sganciare questa parte qua dal frame principale basta togliere due viti che ci sono qua. Lo monto un attimino. Quindi, il drone è così, finale. Quindi per smontare la cam basta togliere questa vite qua, la croce piccolissima e questa croce qua. Viene via tutto il corpo, ovviamente si stacca questo cavetto qua. Poi, se volete smontare ancora la scheda, si tolgono queste due piccole vitine, quindi questa piccolina qua e questa piccolina qua nera. Se volete pulire la cam oppure se volete dare un'occhiata dentro, okay? Quindi questo qua è la canopy, quindi la parte blu. Questa è l'antennina della trasmittente video. E il cavettino per collegarmi con lo stick per modificare le opzioni della camera l'ho infilato qua dentro, che è un piccolo cavettino con un filo verde e un filo nero. Quindi per modificare il frame rate della telecamera o il contrasto, tutte queste varie cose qua. Poi il drone ovviamente si mette in questa posizione qua. Mi raccomando, controllate la freccia della direzione di volo, quindi questo drone vola verso di me, ok? Se invece volasse in avanti, la freccia deve essere appunto indirizzata in avanti. Quindi il flight controller ovviamente ha un verso. Questa qua è la direzione di volo del drone. Poi abbiamo i quattro motori brushless dell'Emax e le quattro eliche che ovviamente devono essere messe in questa posizione qua. Quindi la direzione del drone è questa qua e le eliche vanno messe in questo preciso ordine. Adesso qua cosa faccio? Smonto il flight controller, che è questa schedina qua, attraverso queste quattro viti, e do una pulita al frame perché l'ho rotto, quindi ne ho ordinato un altro. Due frame li ho pagati 14 euro su Amazon. Qua si mette la batteria, si alloggia la batteria. Questo qua è il connettore per collegare la batteria, un connettore XT30, che sono quelli piccolini, cioè questo qua, mentre i connettori XT60 sono quelli grossi per i droni, diciamo di dimensioni più grosse. Poi, ovviamente, questo drone qua io l'ho preso senza la rice trasmittente per il radiocomando. Il radiocomando io ho questo qua, il modello FlySky, che è un FSI6X, quindi ho fatto ovviamente il binding con questo tipo di drone e la rice trasmittente l'ho messa qua sotto, ok? È una schedina che va infilata qua dentro, si sfila, basta sfilarla. Ovviamente bisogna collegare il cavetto dalla schedina al flight controller.